Gattino, ti piacciono gli aerei? Oh, dov'è che vai? Carino che sei! Cicciolo, là sei fotogenico, vieni su YouTube. Ci vieni su YouTube? Oh, guarda, mai visto un gatto da più vicino? Aspetta. Ciccio, dai, vieni qua, vieni da Gennarino che ti vuole bene. Fatti accarezzare. Cicciolino, bello, ciccettino. Tu eri qua apposta per me, per vedermi passare e per stare con me, sicuramente. Ciccio. Ecco il signor gatto attraverso la strada. Prego, gattino. Perché ti fermi? Cicciolino, poverino. Bellino. Ecco qua il gattino fantastico. No, vabbè, vuoi venire via? No, vabbè, piano, piano, calma. I gattini sono. Questi sono gatti praticamente selvatici di una colonia felina. E sono gatti selvatici, per questo hanno le belle unghiette. Ciccio, carino. Sì, Ma questo qua è come Aurora. cicciolino. Cicciolina, cicciola, cicciolina, carina, cicciolina, cicciolandia, cicciola, carina, cicciottina. Che si spruscia tutto. Allora come va? Una qualunque serata varese, ma con un gattino stupendo. Gattino, dai, fatti vedere su YouTube. Come mai all'improvviso mi volete così bene? Come mai vi siete appiccicati proprio a me? Che carini, tutte le volte che mi vedete, tutti quanti, chiunque di voi, viene da me. Fai finta di niente. Però sai che mi vuoi bene, che mi ti spruzzavi contro di me. Adesso fa finta di niente. Ciccio, dai, ci vediamo alla prossima, eh. Ecco, cari amici, come meglio possibile. Continueremo questo video. Abbiamo iniziato domenica scorsa, adesso è un bel giovedì, è in pratica settembre. Allora, naturalmente non ho la possibilità di, aspettate un attimo, vi spiego, di prendere caffè, di prendere tè, perché mi hanno fatto quattro operazioni, quattro. Nella nostra vita, lo so, parlavo prima al telefono con Mauri, e Mauri dà degli ottimi consigli da vero amico. Mauri dice sempre, ma qualche notizia bella, come per dire, Gennaro, dacci qualche notizia bella. Allora, prima cosa, sono vivo. Ma allora, non è uno scherzo. Praticamente, alcuni lo sapevano, altri no, avevo un'ernia ombelicale non curata. L'ernia ombelicale è quella che si forma qua. Non curata, perché alzavo mio padre quando era ancora vivo, quindi l'ernia ombelicale terribile, ce l'avevo dal 2008 e adesso siamo nel 2023, a settembre 2023. E si svolge appunto questo video a settembre, poi pian piano e siamo di nuovo all'Aveno. Un po' l'abbiamo fatto sul fiume Adda, Treviglio, quindi Treviglio, l'Aveno, in Lombardia.
e Lombardia c'è lo stato. Beh, lanciamo pure il cappello su, noi lo prenderemo. Sono stato 4 mesi in ospedale, 1 mese addirittura a terapia intensiva, quando si sta in terapia intensiva, ad aprile 2023, quando si sta in terapia intensiva significa che sei lì con una gamba nella fossa. Poi, successivamente, maggio 2023, in carrozzella, in carrozzina, dite come volete, no? Carrozzina, carrozzella, quella che va con le rotelle, oh, anch'io ho l'esperienza della vita, c'è un po' di movimento sul lago, ma non particolare. La giornata per fortuna tranquilla, perché se pioveva potevo fare il video, ma dove? Solo in una stanza chiusa. Invece è più bello vivere la vita è talmente breve. Mi bagno i piedi, ma almeno, perché i bagni posso fare solo nella mia toilette, nella mia vasca da bagno. Perché? Perché mi hanno operato, mi hanno aperto tutto. Siccome YouTube è aperta invece a tutti, chiaramente non è che si può andare nello spicciolo a dire le cose. Quindi ci rimetteremo a dire le cose come stanno. Gli amici, quelli veri, sinceri, sanno tutto. Quindi, insomma, le cose sono state molto gravi. Addirittura, quindi, terapia intensiva, a un certo punto ho avuto 4 operazioni, perché l'ernia ombelicale aveva mosso lo stomaco, aveva mosso il cuore, si erano spostati gli organi. C'era spostato un po' tutto. Io stavo diventando proprio nero, nero che non circolava il sangue, la pelle nera. Io che sono bianco, così, no? Naturale, poi mi abbronzo. Vabbè, non è uno scherzo questo video, intesi? Non sto mettendomi a ridere che sono stato chiuso in casa 4 mesi, no. È proprio vero quello che è successo veramente. C'è, a parte documenti clinici e tutto, ci sono dei documenti, anche più ampi in mio possesso, 1500 pagine di roba che le testimoniano. Allora io, pur di farmi salvare, alla fine ho chiamato il 118, che è il numero d'emergenza nazionale qua in Italia, sono venuti a prendermi con l'ambulanza una sera di aprile 2023, del mese di aprile 2023, mi hanno caricato sull'ambulanza e mi hanno portato all'ospedale, che ero ancora convalescente, non ero svenuto. Ero svenuto prima in cucina, mi sono riavuto, ho picchiato la testa dietro un mobile. Quando ho visto il primo svenimento mi sono riavuto, ho fatto finta di niente con mia mamma, perché ha 82 anni, mia mamma, e non può impaurirsi. Aspettate che devo un'aranciata, perché me la sono portata dietro. Vedete che posso ancora inciampare, però non inciampo perché per fortuna Gesù, intesi, non vi faccio vedere la marca, non è che sono qua a blatterare marche di frutta e verdura, è solo che la sete è tanta, perché ho fatto piedi fino a qua. Così basta. Naturalmente la metto lì, ma poi la butto via, la spiaggia la sto sempre pulita. Naturalmente sto tronco mi stava facendo inciampare, ma un piccolissimo tronchetto da niente. Questo comunque sta qua, non è spacciatura, questo è il tronchetto del lago. Sul lago si trovano questi tronchetti, non è pattiniera. Peccato che negli anni hanno tirato giù un bell'albero, cedro del Libano, un tipo di albero che vedevo sempre, fa niente, in un video tanto di tanti anni fa lo vedete. E le cose cambiano, cari amici. Allora veniamo a noi, torniamo a noi. Quindi vabbè, ma stacco un attimo, vabbè, intanto continuo. Poi devo fare degli stacchi, ma per natura tecnica, non perché non mi ricordo le cose.
Comunque vado lì, all'1.40 di notte vengo operato e passo davanti tutte le emergenze. Addirittura a fianco a me c'era un'emergenza, uno che aveva problemi cardiaci, stava per andare all'altro mondo, e io gli sono passato davanti perché ero più urgente di lui. 4 operazioni in 4 ore per sistemarmi gli organi, mi hanno messo una fascia plastica sotto pelle che non si vede, poi la ricucitura è laser, quindi non si nota neanche più di tanto, però su YouTube non è che me lo devo far vedere. Mi hanno fatto delle foto nudo, ma non è per fare porno, perché mi hanno fatto delle foto nudo, c'è un rumore di elicottero, di aereo, spero che nell'audio si senta bene. Mi hanno fatto delle foto nudo, ma per motivi clinici, perché io ho firmato qualsiasi carta, perché quando ho chiamato il 118 ho detto venitemi a prendere se non muoio. Loro credevano che fosse uno scherzo. State attenti, naturalmente lo sapete, state attenti a telefonare al numero di emergenza, perché la telefonata viene registrata e potete andare con delle belle manette al primo posto che mi mandano. Quindi bisogna dire assolutamente la verità quando bisogna telefonare solo se è vera emergenza. E io ho chiamato e ho detto venite a prendere se non voglio. Sono Gennaro Giannini, non è Gennaro Giannini un altro, solo che mi hanno fatto i capelli in clinica, tra l'altro gratis, me l'ha fatto la fisioterapista che ringrazio, me l'ha fatto proprio secchi secchi e così sono un po' più corti, ma sono sempre io. Qualche lucertola che passa dietro la videocamera come per dire non vi dà fastidio, incredibile, gli animaletti quanto si amano, però non ci dà fastidio per niente. Lago Maggiore tanto per cambiare, sta per tramontare, però fa niente, tra quando sarà ce ne andremo, quindi questo video può essere che non finisca oggi. Stacco per motivi tecnici e riattacco, perché poi quando lo elaboro con i laboratori se un pezzo di video è troppo lungo non me lo monta bene. No. Naturalmente il bello di vedere una barca, però la barca passa proprio quando il video non viene registrato. Notare la cosa strana nel mondo. Sono tante cose strane. Ma stavo notando un po' le scalinate che mi risultano più umide del solito. È un po' logorati dal tempo, però considerando che l'ultima volta che sono venuto a questa spiaggia saranno l'estate scorsa, dall'estate scorsa quante cose sono cambiate per me, eppure l'inverno scorso, non mi ricordo, lo scorso inverno, ma non era qua che ho fatto il video è fatto un'altra spiaggia, qui l'avevo fatto 2 anni fa, vabbè. Piccole cose, basta che andate a vedere un po' i nostri video, i miei, del Mauri, tutto. Allora, torniamo a noi, vedrò poi di far vedere la bella barchetta. Allora, mentre... Guarda qua che passa la barca vicino, proprio quando... fa niente. Allora, veniamo a noi. Mi operano e mi opera un chirurgo svizzero. Mi opera il chirurgo svizzero e mi fa 4 operazioni, una per l'anno ombelicale, una perché avevo lo stomaco girato, infatti era 48 ore, no, 36 ore che non mangiavo più, e poi mi sistema il cuore perché era andato fuori posto, mi sistema i reni che erano andati fuori posto, tutto. Ma l'ho dovuto sistemare tutto. Quello per respirare, come si chiama? Il
polmoni, polmoni. E beh, ragazzi, dopo 4 mesi di ospedale non mi ricordo manco tutte le parole di italiano. Allora, tornando a noi, poi, beh, in altri video li saremmo anche scherzosi, però questo è più serio. Devo bere ancora un po' d'acqua, vabbè, un po' di Fanta. E praticamente, quindi mi operano, vediamo al dunque. Questo insomma architetto, come si deve chiamare? Questo geometra, come si chiama? Questo medico chirurgo, ecco, medico chirurgo, vedete che non è 4 mesi di ospedale, non è. Ah, non sto prendendo pillole, però naturalmente sto cercando di fare cose molto di fede, preghiera e tutto per stare bene. Quindi le pillole ci vogliono, ma invece io prendo le pillole con il monitor. Queste sono cose personali. Così potete parere sempre medico per le cose, non fate di testa vostra, mi raccomando. Ci sono delle regole e vanno rispettate. Altrimenti non sarei qui, perché ho avuto 17 donazioni di sangue e 2 donazioni di plasma. Ho fatto bene a venire qua, eh? Cosa significa? Significa che in pratica ci sono stati quindi 19 donatori che non possiamo sapere chi sono. Però questi donatori li ringrazio tantissimo. Io, se mi ricordo bene, ho il sangue AB positivo, se mi ricordo bene. E quindi per fortuna abbastanza, c'è tanta gente che ha AB positivo, ho avuto dei donatori, quindi io naturalmente non potrei mai fare parte di chiese che non concedono le donazioni. Se potete, se volete, mi raccomando, andate a donare il sangue, se potete, se volete, perché nessuno viene obbligato a fare niente. Questo video naturalmente dovrà durare meno di un'ora per forza, quindi sarà un pizzico di quello che farò, cioè di quello che mi è successo. Comunque, un mese terapia intensiva, un mese di carrozzella, 2 mesi in una clinica privata svizzera, però in tesi, sempre qua in Lombardia, non diciamo dove, perché poi la privacy, mica la privacy. Lei ha detto, lei non ha detto, ci sono le regole, va a sapere. Però li ringrazio tantissimo, fisioterapisti, addirittura tutto il personale medico che venivano anche di notte, facevano anche il turno di notte pur di starci dietro. Allora, un bel momento, perché comunque abbiamo vissuto anche bei momenti. State calmi, non fatevi venire gli affanni, ma Gennaro ve lo deve dire, mi è venuto addirittura 3 giorni, perché lo sa il Mauri, lo sanno tutti gli amici, insomma un po' di amici che posso contattare, mi è venuto una morte apparente, la scienza la chiama morte apparente, e quindi hanno praticamente ucciso di farmi l'espianto degli organi, e dovevano dirlo a mia madre. Allora la dottoressa, praticamente io in quel momento ero veramente da un altro mondo, ed ero dalla mia prozia, la zia di mio papà, la zia di mio padre, che anche mio padre non c'è più, però l'ho visto un pochino, sì, mio padre, che mi dava la borsa di nuovo in mano, come per dire muoviti, Gennaro. Cioè. E allora vado, cioè stavo con la mia prozia, invece, come dicono, ti fanno vedere la luce, invece non sto scherzando, non ho voglia di scherzare, la mia prozia mi fa vedere come si fa il pane salato, il pane, con i pezzi di
di carota. E praticamente, quindi fantastico tutto, niente, in tasca ho la tessera del treno così per venire qua, niente di che. Allora, praticamente mi muovo, cioè ecco, cosa succede? Morte apparente, invece mi muovo, perché a un certo punto però, prima di fare l'espianto degli organi, ho firmato per fare l'espianto degli organi quando sono entrato. Era anche una clinica svizzera, il medico era svizzero che mi ha operato e mi ha tagliato addirittura in due l'ombelico, ma perché avevo l'ernia ombelicale per aprirmi bene. Poi un bel momento mi sveglio, certo se no non sarei qua, mi sveglio perché passano il cloroformio vicino a me. E medici, se volete sapere se una persona è viva o morta, scusate, certi argomenti vanno toccati, ragazzi miei. Ho capito, facciamo gli scongiuri, tutto, però certe cose succedono, vanno dette. Succedono veramente, è inutile che dice, ma qua. Una volta segnalarono un mio video perché dissero, c'è scritto ginnastica nel titolo, tu invece vai con i blue jeans. E che vuol dire? Perché non si può fare ginnastica con i blue jeans? Naturalmente la segnalazione non ci badarò neanche, dicevo, no, ma chi è quello là? Ho dei bei progetti in mente, sicuramente. C'era prima un signore che annaffiava le piante, però qua piove sempre, non so sinceramente che ci sia bisogno di annaffiare le piante con tutta questa acqua, però c'è la scala che è piena d'acqua, che sembra che crolla per le infiltrazioni d'acqua, non è un bel vedere. Vabbè, continuiamo finché c'è carica, poi dopo faremo un altro pezzo. Allora che succede? Io mi risveglio per i vapori di cloroformio, ve lo dico bene così ve lo studiate. Cloroformio, io ero praticamente avevo firmato anche per delle sperimentazioni chimiche, in maniera che si sapesse, cioè in maniera accettavo delle cure sperimentali e non è da tutti. Ho cercato di mettere una maschera, io avevo due tubi per la respirazione, un tubo qua alla gola per avere i liquidi e tutto. E accettando il tubo per la respirazione avevo però un buchino, quello era sperimentale, di una dottoressa che era mezza napoletana, faceva praticamente era l'infermiera che aiutava a spiantare gli organi, lei proprio portava gli organi in Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, e spiantavano da Varese, li portavano ad Aosta, per dire. Era autorizzata per tre regioni, Piemonte, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. Lei era mezza napoletana, mezza siciliana, ed era fidanzata con un napoletano. Diceva che a settembre 2023, quindi questo mese, si doveva sposare con un napoletano. Auguri, speriamo, non ho notizie perché non so, non mi fanno più entrare naturalmente a incontrarmi in terapia intensiva, però ho visto che sono aumentati di 80 gli iscritti sul mio canale, penso che i più siano i medici dell'ospedale a questo punto, che si sono iscritti al mio canale. Io un po' così nell'acqua mi bagno i piedi, ma sapete cosa vuol dire? Sono vivo. Quando dopo la terapia intensiva, quando stavo in carrozzella e anche dopo per i primi tre mesi, mi hanno messo anche dei buchi con sondino 16 cm dentro la carne, due di qua e uno di qua. Per quale motivo? Ed era un dolore tremendo metterli dentro e io sorridevo. E un'infermiera era nel 3 a mettermelo, un'infermiera fa, Gennaro, ma perché sorridi che senti un dolore sicuramente così atroce? Perché se sento dolore vuol dire che sono vivo. È sempre. Allora comunque ho messo questa mascherina che si poteva anche parlare da un buchino. E mi sono anche un po' divertito, anche se ero completamente bloccato.
Una volta, per esempio, allora quella volta lì mi sono riavuto dopo 3 giorni proprio di morte, morte apparente, la scienza la chiama, io direi proprio era nell'altro mondo veramente, ero con la mia prozia, Manzini di cognome, ma sapete, lei non parlava più, perché anche lei ha fatto una vita difficile. Perse un bambino gli nacque morto, l'unico figlio che ebbe gli nacque morto. E a me, a Gianluigi, quando eravamo bambini, ci riteneva sempre come dei figli, anche se lei era la prozia. Povera prozia. Però non mi ricordo più come si chiamava. Comunque, per il momento, non fatemi stressare, se no non riesco a parlare perché è dura da raccontare questa cosa. Mi sono anche divertito perché anche se ero immobilizzato, io ho detto qualcosa lo devo fare, non posso stare. Ah, tra l'altro un giorno e mezzo sono rimasto sotto gli occhi. Quando ero morto, quel cloroformio, usatelo per far rinvenire i cadaveri veramente. Perché com'è funzionato? Ero 3 giorni che ero morto. E qua la gamba era diventata completamente nera, me la volevano amputare prima, anzi dopo, scusate, io ho ancora il cervello da far funzionare bene, me la volevano amputare e praticamente, cosa succede? Invece non me l'hanno amputata, come vedete, no, ce l'ho, è ancora la mia, ringraziando il cielo, non è da tutti. E a un certo punto io mi sveglio e vedo mia madre e la dottoressa a fianco lì del lettino, saranno state a 3 metri da me, che ne so, quello che era. Però le vedevo e le sentivo bene, sapete perché? Perché anche rimbombava sul soffitto la voce, soffitto basso con incassazioni, no? Controsoffitto. Allora rimbombava un po' la voce e le sentivo. E la dottoressa fa a mia madre, signora, le devo dire una cosa importante riguardo a suo figlio. Mia mamma fa col bastoncino lì seduta. Ha 82 anni mia madre. Col bastoncino seduta. Fa, mi dica dottoressa, mi dica. Sa, suo figlio, stava per dire, suo figlio non ce l'ha fatta. Dobbiamo schiantare gli organi che ha firmato, giustamente ha firmato, perché almeno salvavo 4 altre vite, perché o 3, 4, davano tutta la roba, a uno davano un rene, la signora lo portava lì, o in Lombardia, o in Piemonte, o in Valle d'Aosta. Però all'ultimo momento non avete avuto gli organi. C'è stato un contrattempo, il contrattempo è stato che io sono rinvenuto. Ma fa niente, oh ragazzi, tanto la tomba è per tutti, come ve lo devo dire. Allora un bel momento, qualcuno lo chiama gioco della vita, però non sarebbe giusto dire così. E continuiamo come meglio riusciamo a fare, nel limite del possibile, questo video, perché era i primi video, cioè 3 settembre 2023, 7 settembre 2023 ieri e oggi 8 settembre 2023. Mano a mano poi finisce la memoria, esaurisce la memoria della videocamera e io poi monto, come ho sempre fatto normalmente, da tanti anni a questa parte. Però è un video dopo ben 4 operazioni perché mi hanno dovuto sistemare tutto. Ma veniamo al dunque. Quindi, ok, ecco, proprio quando si stoppava ieri, una cosa importantissima, cosa succede? Quindi ripercorrendo il finale dell'argomento, però meglio che ve lo dico oggi piuttosto che ieri, perché ieri addirittura me l'ho messo a piangere, mi sembra più naturale, anche da parte di un uomo maturo di 48 anni, Gennaro Gellini ovviamente, che dobbiamo aggiungere.
molti mi conoscono già. Allora, ora torniamo al dunque. Quindi io ero lì steccito, morto da 3 giorni. Però stavano utilizzando del cloroformio per pulire e poi portarmi così bello pulito, profumato di cloroformio che ha un odore qualificante, però nel primo dopoguerra, soprattutto, anche nel secondo dopoguerra, il cloroformio si usava per far rinvenire le persone che venivano. Quindi che bello, grazie all'odore di cloroformio che stavano facendo le pulizie, io mi sono rinsavito, mi sono riavuto e sono tornato in vita dopo 3 giorni che ero considerato morto. Come volete, vabbè, è terribile, come ve lo dico, come ve lo spiego. Le cose, morto è morto, cioè, come dicono qua in Lombardia, se è morto è morto, cioè. Scusate che rido. Bene, meglio oggi che rido su di me, sulle mie sciagure, perché poi sono mie sciagure, quindi posso anche ridere, piuttosto che ieri che piangevo. Certo, oggi direte, allora tutto finito. No, tutto vero, purtroppo, aggiungo purtroppo. Quindi è inutile fare commenti che... Fate commenti che volete, ma la storia è questa. Fate voi. Ed era il mese di aprile 2023, terapia intensiva. Maggio 2023, in sedia a rotelle, carrozzina. E 2 mesi in un centro di riabilitazione per tornare in piedi. Ma veniamo a quando mi sono svegliato. Quando mi sono svegliato, vedo mia mamma e una dottoressa che mi seguiva, una delle dottoresse che mi seguiva, dei dottori, a fianco a mia madre, e dicono, io con dei bei piccini alti, poi non lontano da loro, beh, qualche metro, ma rimbombava perché c'era il soffitto basso, e le sento dire alla dottoressa, sta a mia mamma di fianco, no? Facciamo così la scena. Sa, tuo figlio, com'è che ha detto? Sa, è andata... aspettate un attimo perché devo anche far andare il cervello, no? Devo dirle una cosa importante riguardo il suo figlio. E mia mamma fa, sì, mi dica. Sa, suo figlio... In pratica, stava per dire, suo figlio non ce l'ha fatta. Ma in quel momento che io stava dicendo, aprendo la bocca, non è che l'aveva già detto, ma si capiva cosa stava per dire, io che mi ero risvegliato, ho cercato di muovermi come potevo, la situazione non l'avevo capita che ero morto 3 giorni. Non è che puzzavo, no? C'era questo puzzo terribile di cloroformio. Passano con un po' di barcini così, oggi turisticamente, una volta avremmo visto i pescatori. Comunque, tornando a noi, quindi in quel momento la dottoressa sta per parlare a mia madre dicendole la cosa più terribile che la madre potrebbe mai sentire di suo figlio, io riesco ad alzare il braccio così e a salutare mia mamma facendo così. Veramente, mica tanto per dire. Sono le persone che possono testimoniare queste cose che veramente accadono. Allora mia mamma fa la dottoressa. Vede, ci sta sorridendo naturalmente. Mia mamma ha 82 anni. 82 anni, si mette a ridere. Vede, il figlio ci sta salutando. La dottoressa, così rimane, proprio così. Con la bocca che stava per dire, suo figlio non ce l'ha fatta. Rimane così, si gira e dice Gennaro! Non può, è inutile urlare su di un bel panorama, mica male, che vi portavo dentro. Allora
denaro! La dottoressa con una voce che rimbombava, poi denaro! Più forte di così, a squarciagola che non ce la faceva parlare più di così. Denaro! Si è messa, si è alzata di corsa come una saetta, più veloce possibile, la corsa più veloce della sua vita di dottoressa. Ma non così, mica due all'ora, velocissima. Ah, adesso cammino bene, però non riesco a correre, vabbè, piccole cose. Gennaro, allora sei vivo! Era qua che mi era venuto a piangere ieri, la videocamera mi aveva lasciato la videocamera invece. Però, Gennaro, sei vivo, urlando, però non qua, quando ho detto Gennaro! Ecco, poi ho detto, allora sei vivo! Gennaro, allora sei vivo! Perché era morto. E dovevano farmi l'espianto degli organi, ma io avevo firmato. Io appunto al 90% non mi sarei salvato. Quindi è arrivata la dottoressa Gennaro. Sei vivo, senza, cioè aveva una buona voce la dottoressa, non una vocina, una bella voce forte. Tutti si sono messi, oh, cosa sta succedendo? E sono tornato in vita. Un bel momento, però, avendo vissuto una certa situazione, siccome per esempio il mio lettino veniva spostato in quelle settimane spesso, perché una parte di lì la stavano demolendo. Per quale motivo? Perché era una demolizione che volevano fare nel 2019, poi hanno stoppato per il Covid e l'hanno fatta proprio in primavera. E siccome sono pezzi, vanno a pezzi loggiati, e venivano tirati giù dai muratori un pezzo per volta, e io ogni giorno cambiavo di pezzo, e nel mio inconscio così di terapia intensiva, uno che ha tanto dolore, tanto male, no, dolore non lo soffrivo, però era completamente immobilizzato, diciamo, quasi. In quel momento, vedere i muratori che dovevano buttare giù, tanto secondo loro, poverini, giustamente, avevano ragione, pensavano che io non vedessi, non sentissi, magari, dicevano, magari non vedo, non sento. Allora, in quel momento, praticamente, ho preso pure una botta alla testa dietro, ma a casa che sono venuto la prima volta mi sono riavuto, vabbè, storie troppo lunghe da raccontare, ci vorrebbero i secoli. Però a un certo punto cosa succede? Mi spostavano, quindi avevo già paura di essere murato vivo e mi scuso, lo so che non deve essere considerata una paura del genere, ma nel Medioevo succedeva di essere murati vivi, lo so che non siamo nel Medioevo, ma mi veniva questa paura. Poi un'altra paura, pensando che non vedevo, non sentivo, ho perso la vista un giorno e mezzo, però dopo mi hanno detto normale, dopo un'operazione come la sua, ma io non lo sapevo che era normale, vabbè, comunque, cosa della vita, ringrazio i medici per carità. È un bel momento, mi tocco per l'umidità, ma qua è tutto umido, avete capito o no che è umido? No. Allora, praticamente ci sono anche dei medici che ci hanno scelto. C'era un medico, ma parlava solo in tedesco, e ha scelto il tedesco del nostro gruppo, che era stato menato da una baby gang, tanto per cambiare, complimenti, i ragazzini che mandano all'ospedale un adulto di 50 anni più o meno che avesse, con una moglie in Germania, tutto. E loro in Italia, uno viene col pullman turistico in Italia, salite su e date quattro mazzate col poverino. Vabbè,
Tanto le cronache già fanno la sua, lasciamo perdere. Allora un bel momento, bellissimo, non troppo bello. Meno male che oggi non sto piangendo, così almeno faccio un po', così vi tengo un po' su di morale, se no è troppo brutto. Poi daremo questo scritto a Dario Argento, evidentemente. Allora, a un certo punto viene un altro medico, donna, ma poteva essere anche uomo, però era una donna, ma è un caso che fosse una donna, con un medico che l'aiutava, l'assisteva, per vedere lui, e lui diceva, io me ne intendo, vabbè, se ne intendi, questo è vero, avevo anche il piede, la gamba tutta nera, ormai in cancrena da tagliare, aveva perfettamente ragione. Però non aveva capito che io vedevo e sentivo, e fa, io la taglio qua la gamba, la taglierei qua. Mi è venuta una paura, dopo la dottoressa è venuta il giorno dopo, mi è venuta una paura pazzesca. Allora a un certo punto, per fortuna, è arrivato un terzo medico, anche lui quasi prossimo alla pensione, però con la sua esperienza di sperare in Dio veramente, ha detto, Gennaro, allora vediamo, noi non sappiamo se ci senti o se ci vedi, se ci senti o se ci vedi, fai muoviti, ci puoi muovere da qualche parte? E io ho fatto così, subito, mi sono mosso così. E loro hanno capito che vedevo sentire, bene o male, almeno sentivo. Poi Gennaro è però sveglio. Gennaro, per caso sai muovere gli arti, le mani, le braccia? Io questo qui lo muovevo appena così, di più non riesco. Faccio così, no? Così. L'altro lo muovevo così, di più non riesco. No, di più non riesco. Le gambe, il piede in su, di più. Poi le gambe erano bloccate perché c'erano dei massaggiatori particolari che ce le massaggiavano 24 ore su 24 all'occorrenza, ogni tanto partivano appena tu muovevi e ti svegliavi. Riesci a abbassare la gamba di sotto, di sinistra? Bene. E alzarla? No. Però io con quella paura che me la tagliassero, ho giusta ragione purtroppo. Però vedete, no, ancora la mia, ancora la mia, non è la gamba, però c'è un ferro che mi aiuta a sollevarla, perché non riesco ad alzarla a comando del cervello. Vabbè, questo è quello che successo, se volete, miracolo. Vabbè, quindi mi sono salvato la gamba grazie al partito di suo. Niente, è cosa della vita, semplicemente. È la vita della morte. Vedete che il lago si sta muovendo un po' di più, perché forse domani viene a piovere. Noi conosciamo bene il nostro lago Maggiore, questo è il lago Maggiore, quindi siamo all'8 settembre 2023, Gennaro Gelmini, e lo vedo già più agitato, speriamo almeno si venga un po' bene filmati. Oggi non ho particolarmente fretta, però quando fa buio è un po' dura per me. Io una volta ci riuscivo benissimo, però adesso vabbè, ce la farò lo stesso, sto tranquillo. Tornando a noi, diciamo allora qualcosa di bello, e allora continuiamo a pezzi, così tecnicamente ci portiamo avanti. Eccoci cari amici, magari è bello vedere anche un po' più di là, poi rivedremo tranquillamente anche dall'altra parte, però fanno un gioco di luce. Allora, vediamo un po'. Quindi, parliamo di cose un po' belle. Qui in terapia intensiva, quando ero bloccato, naturalmente non potevo andare in bagno direttamente io sul water clock, per intenderci. E mi dava fastidio sta cosa, perché dovevo andare, avevo catetere, che più ne ha più ne metta.
si andava e praticamente c'era un buco, c'era una fossa nel letto e i bisogni poi andavano in quella fossa. Non era una cosa bella naturalmente, anche se sapevo benissimo di stare poco bene. Allora un bel momento arriva un altro medico molto anziano, anche lui prossimo alla pensione, e praticamente arriva di notte, arrivava verso l'una di notte con dei topi. Perché? Perché i topi, stava facendo delle sperimentazioni sui topi per sperimentare l'antibiotico contro la febbre del Nilo, che ha già causato almeno due morti in quel periodo, ha causato due morti in Italia. Allora un bel momento fa, che se vuole sperimentare un nuovo antibiotico? Dopo ho saputo che era per la febbre del Nilo. Io semplicemente stavo cercando di fare ginnastica, non è che ho alzato il braccio per dire sì io. Stavo facendo ginnastica, il massimo che potevo fare era così. E lui ha detto, ah sì tu, bene. E mi ha preso come volontario. Io dopo i topi, praticamente l'hanno sperimentato su dei topi, è andata bene, non è morto nessun topo. E dopo l'hanno sperimentato su di me, e dopo altri tre giorni ho fatto talmente tanta cacca, scusate il termine, che potevo far andare le navi da crociera con tutto quel petrolio che c'era fermato, più che cacca sembrava petrolio, con tutto quel petrolio che c'era fermato potevo far andare una nave da crociera, veramente, proprio, cioè per dire, potevo far andare tipo un'automobile da qui a Napoli, no? Dal Lago Maggiore fino a Napoli, da Milano a Napoli, da Varese a Napoli, ma forse anche di più, da Varese alla Sicilia sono arrivata. Allora, un bel momento, che succede? Succede questo casino, poi analizzano, guarda caso sono successe delle cose da ridere, che proprio quello che va per le analisi sulla cacca, e comunque sono successe delle robe da ridere. Lasciamo perdere, perché poi parliamo di merda, lasciamo perdere. Un bel momento, che succede? Perché tanti non riescono magari a capire il serio, lo scherzioso dove sta. Un bel momento, poi, quindi sperimentano, i topini si salvano, i topini. E lui, per salvarli, perché non possono andare di nuovo nell'ambiente naturale i topi, allora faceva un bello scherzetto. Metteva i topi nel water cloth e scaricava l'acqua sperando che andassero nella fogna. Invece cosa succedeva? I topi uscivano di nuovo fuori e quando venivano le infermiere trovavano il topo in bagno e urlavano il topo! O almeno due o tre giorni di seguito, non penso di più. Era due o tre giorni di seguito, due o tre notti di seguito, dopo l'una di notte, le due di notte, quello che insomma, metà notte, perché poi non sapevo neanche bene gli orari e neanche i giorni, a un certo punto sentivo queste urla e io pensavo, bene, non posso andare io in gabinetto, ma non andate neanche voi in gabinetto. Così si scherzava un po'. E questo, la febbre del Nilo. Poi cosa successe? A un certo punto, ne sono successe talmente tanti, però voglio raccontarvi le cose belle, quindi devo andare a cercare le cose belle. A parte ringrazio anche i fisioterapisti che mi hanno tirato di nuovo su in due mesi, ringrazio anche la fisioterapista, poi altri fisioterapisti ancora, poi varie persone. Quindi sono andato anche per la prima volta in vita mia dalla psicologa, che non ero andato dalla psicologa, non ero andato mai in vita mia, però è stato necessario, le cose necessarie vanno fatte, non ho mai detto nei miei video, non mi sono mai parato contro nulla, quindi
non vedo che problema c'è. Ah, la vista migliorata, anche ci sento meglio, però sono cose tanto lunghe che da raccontarle non ci metteremmo un'ora, ci metteremmo secoli interi. Io spero che questo video lo vediate tutto quanto, perché è interessante comunque, le mie faccende personali, però 5 mesi, 4 mesi di uno di convalescenza a casa, non è che due cazzo da giugno, gennaio. E invece gennaio 2000 per fortuna è qua, tutto bene, tutto a posto. Ringrazio Mauri che è l'unico che mi ha messo almeno qualche live in cui compaio per far vedere agli amici che sono ancora vivi. È così. Se piaccia o no, è così. Allora, a un certo punto, dai, cerchiamo di finire presto, le paperelle. Mi sono divertito molto con le paperelle in terapia intensiva. Perché? Perché la mattina io, con tutta la paura che avevo, perché ero lì immobile, scusatemi, ma la paura ce l'avevo. A un certo punto, però, me la godevo perché facevano tutti gli altri, finalmente. Allora, un bel momento, cerchiamo... venivano le infermiere, soprattutto quelle del turno del mattino, ma anche quelle del turno del pomeriggio, la notte no, perché la notte si chiudevano un po' le luci. Allora io avrei voluto avere qualche colore un po' da vedere, invece lì c'era solo bianco e nero. A un certo punto, quindi sarebbe bello far vedere i colori e far vedere anche le date, perché io ho dovuto chiedere chi ha chi e per farmi capire, per sapere che era dopo il 22 aprile 2023, ero ancora in terapia intensiva. Allora un bel momento, arrivavano queste infermiere, soprattutto al turno del mattino, bravissime, ok, io sto dicendo un'altra cosa, e ci dicevano, Gennaro andiamo? Ma Gennaro andiamo, loro dicevano, Gennaro andiamo bene? Oppure andiamo male, andiamo bene, speriamo, andiamo bene Gennaro. E invece cosa succedeva? Se io capivo, Gennaro andiamo, andiamo, dove andiamo? Come tassista, dove andiamo? E poi siccome lavoravano sempre, mentre mi guardavano, sorvegliavano, noi eravamo sorvegliati 24 ore su 24 audio video dalla polizia, certamente. Ci mettevano sulla bicicletta per fare un po' di bicicletta e sembrava che stessero andando in bicicletta, io lo vedevo come se andassero in bicicletta. Allora quando dicevano Gennaro andiamo, come per dire andiamo bene, poi si mettevano sulla bicicletta a pedalare, io iniziavo a dire perché? Mi hanno fatto un altro esperimento tra i tanti e mi hanno messo una mascherina nuova, che poi ho chiuso in bocca, mi hanno messo una mascherina nuova e con però appunto un buchino, non so se l'ho detto ieri, per poter anche parlare in terapia intensiva e non stare chiusi. Allora mentre parlavo dicevo voglio tornare a casa, voglio tornare dalla mamma e poi voglio la mamma, voglio la mamma. E la ripetevo 36 volte, che i medici non ce la facevano più. Basta, basta, vuoi la mamma? Basta! Non 300 volte, 3000 volte la dicevo, quanto 12 ore al giorno, voglio la mamma, voglio la mamma. Allora, ok, io ho 48 anni, ma in terapia intensiva, che siamo sotto psicofarmaci, ciò è possibilissimo. Poi chi è che mi ha dato la possibilità dell'audio di poter parlare da pochissimo? Voi, allora che volete? Dopo infatti l'hanno tolto, però la sperimentazione ha avuto successo e dopo di me dicevano che era sempre la dottoressa, sì, l'infermiera dottoressa dei trapianti, che diceva che andava a sperimentarlo a Napoli. Evidentemente era il Cardarelli di Napoli, però vi dico, già ha avuto successo. Poi addirittura vedo addirittura gente che esce dalla terapia intensiva, va veramente già a casa. Già una volta non era possibile.
è incredibile, quindi qualcosa ha funzionato. Se non c'è, una volta c'erano dei tubi grossi che volevano mettere invece dei tubi piccolini, io ho fatto finta di avere il vomito per non farmeli mettere, perché la mia prozia mi è apparsa due volte, se voi crediate o no non è importante, è importante che ci credo io, mi è apparsa due volte e ha detto: Gennaro, non mettere quei tubi, sono troppo grossi, se no morirai. Morirai nel senso una volta per tutte. Io per non farmeli mettere quella sperimentazione lì, per non farmela fare, ho fatto finta che volessi rimettere, che dovessi rimettere. E invece non dovevo rimettere, però così ho evitato di farmi mettere i tubi. Quei due a fianco a me, che hanno avuto i tubi grossi, sono morti tutti e due nell'arco di poco tempo. Il mattino dopo non c'erano più. E passa il barellista insieme all'infermiere e dicono tra di loro: l'infermiere dice, quei due dove sono? Il barellista, li ho portati via perché sono morti. Ragazzi, allora noi potevamo morire al 90% probabilità. Hanno messo 7 persone che avevano il 90% probabilità di morire. Su queste 7 persone siamo rimasti solo io e il tedesco. Vabbè, non so chi gli ha detto, il tedesco poi aveva una povera moglie che aveva il cancro al cervello, poverina. Quindi abbiamo vissuto delle situazioni, sia io sia i miei dei gentili vicini di banco, veramente terribili, precarie, con non una gamba nella fossa, ma tutte e due più che altro, quasi tutte e due, quasi. Allora, un bel momento, ma siccome dicevo sempre voglio la mamma che rompevo le palle, mi hanno disegnato una papera qua. Poi io ho cercato, ho detto ma vediamo un po' cosa succede. Allora mi sono mosso un po' la mano qua come potevo e la papera me la disegna anche qua. Poi si trova, perché tanto mi doveva accudire, un'altra dottoressa che non c'entrava niente con le dottoresse di prima, lo devo dire, e mette una paperella anche qua. La paperella che significa? Non parlatevi perché quello parla come la papera. E quindi arriva un'infermiera del mattino e fa oh, e non parla perché vede le papere. Perché capisce che se no Gennaro dice sempre di andare a casa, ma giustamente. E cari amici, occorre concludere qui perché penso che tanto più l'abbiamo detto, almeno il fattore delle cose che si possono dire apertamente. Poi naturalmente gli amici stanno di più. Qui siamo Gennaro Gemmini al 8 settembre 2023, è un venerdì, alla Vino Mombello, Lago Maggiore, Gennaro Gemmini. E vi saluto. Bellissima serata che si conclude così perché ormai fa sera, dopo farà pure freddo ma tanto torniamo a casa e vabbè dai mettete un like, iscrivetevi se volete, se potete, per questa cosa ci vedremo con Mauri, ho un sacco di video arretrati però almeno sono ricomparso. Ah, poi vi farò vedere tutte le cose che ancora non vi faccio vedere, tutto. Guardate, se si vede ancora, ecco, mi farò vedere in treno le cose che si vede meglio lì. Beh, praticamente, qua le vedete, ecco le unghie che sono tagliate. Questo è un esempio di morte apparente. Infine la nota al potassio cloruro, il medicinale che aveva dato il medico. La farmacista ha detto: ma
Ha fatto una domanda al medico, me l'ha riportato indietro. Cos'è un KCL? Ma cosa significa magari morte apparente? Tutto può essere una prova. E questo è un viaggio di divulgazione che avrei dovuto fare a Napoli in quel periodo. 17 aprile si partiva, 2023. 18 aprile 2023 si faceva divulgazione a Napoli. E la sera del 18 aprile si tornava e si tornava il 19 aprile 2023. Ma non l'ho fatto perché ero in terapia intensiva.